non è praticante la domenica, volevo dire. No, no. Sì, 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 sì. Sì, sì, non è credente, non ha partito. Sì, sì. No, credo che magari ci siano anche varie persone che magari si ritrovano a camminare da soli. Sì, nella fede, dice lei, nella fede, nell'appartenenza alla comunità eucaristica. Ecco, si trovano da soli nel camminare, certamente, sì, sì. Dunque, intanto, quello di essere credenti e appartenenti alla comunità eucaristica è una grazia. È una grazia che dobbiamo tenere aperta nella sua destinazione all'altro. Ecco. È una grazia che io ricevo ogni domenica e che è destinata a me, ma è destinata, io la devo sempre pensare come destinata anche all'altro. E quindi io la ricevo dal Signore anche per l'altro, quindi divento in questo caso, come si dice, intercessore proprio, no? Un angelo, cioè una vicinanza, sapendo che è destinata anche all'altro. E questo nella delicatezza e nella tenerezza del segreto misterioso dell'apparente o sì o no detto a Dio dell'altro, oppure di una fede che non riesce a esprimersi o a realizzarsi in un'appartenenza eucaristica, in una celebrazione. Uno può avere dentro mille motivi anche inconsci per cui c'è un blocco davanti all'Eucaristia domenicale. Allora io so che andando all'Eucaristia questa cosa è destinata anche all'altra, gliela porto con l'intercessione. E ci sono poi forme di avvicinamento all'esperienza, secondo me, della grazia di Dio che sono custodite nell'Evangelo. Forse ci sono forme di lettura della parola di Dio, dell'Evangelo, che sono accessibili anche a chi non riesce a vivere il sacramento. La risorsa che è la Bibbia, per esempio, per l'uomo, per la vita umana, la risorsa che c'è iscritta dentro il testo biblico, dentro la narrazione biblica, a mio parere potrebbe essere una via per vivere momenti particolari insieme. Altrimenti niente è senza voce, neppure il silenzio di una moglie o di un marito che non riesce a dialogare a voce sulla fede con l'altro, ma niente è senza voce. C'è sempre un'eloquenza che poi sarà raccolta, sarà indirizzata e raccolta da Dio e portata dentro il segreto dell'altro. Questo va custodito e vissuto costantemente. Possiamo concludere a questo punto, rinnovando ancora il nostro grazie a Don Giuseppe, e penso che la tappa di questa sera sia stata molto ricca per continuare il nostro cammino. Il mistero di Cana si sta svelando ancora di più, continuiamo anche i nostri incontri. Lunedì prossimo avremo una coppia che viene dalla parrocchia di Bovolone, la parrocchia di Don Renzo Bonetti, che molti ricorderanno è stato qui da noi, mi sembra, due volte, alla quale abbiamo chiesto di calare proprio per l'esperienza che vivono le coppie, gli sposi, questi contenuti, queste riflessioni belle, importanti da fare nel concreto poi della vita quotidiana. Vi diamo quindi appuntamento lunedì prossimo e buonanotte. Grazie ancora.